I temi cari alla sinistra al centro di un dibattito pubblico che ha animato la due giorni di eventi svoltasi a Termoli. Nello spazio allestito in piazza Vittorio Veneto si è parlato delle alienazioni degli istituti scolastici Nautico e Schweizer, delle finanze di progetto sul trasporto pubblico, ma l'argomento principe è stato la mancanza di occupazione. La consigliera comunale Marcella Stumpo ha puntato il dito contro chi fa del lavoro nero e dello sfruttamento del personale assunto part-time la propria routine imprenditoriale e ha ricordato poi di aver presentato ormai un anno fa una mozione in consiglio mai discussa. Chiedevamo di concedere lo spazio gratuito in più per l'occupazione di suolo pubblico che il Comune ha elargito senza guardare in faccia a nessuno, soltanto a chi dimostrasse di aver assunto il personale in maniera regolare e tutelata. La stessa mozione è stata approvata senza problemi a Napoli e in altri comuni. Qui non vogliono nemmeno portarla in discussione, perché bocciarla significherebbe dire che voglio il lavoro nero. E approvarla significherebbe forse scontentare quelle categorie sulle quali a chiacchiere si regge tutta l'economia della nostra città. Ma ripetiamo, è un'economia che, anche se sembra che funzioni e porta dei numeri alti, non è un'economia sana, perché quella che si regge sullo sfruttamento non è un'economia sana. A 10 anni dal referendum sull'acqua pubblica, il referente del Forum Nazionale Renato Di Nicola ricorda come l'esito di quella consultazione non sia mai stato attuato. Siamo qui per ricordare che con un atto di alta democrazia 27 milioni di persone hanno deciso che l'acqua doveva essere pubblica e non è stato portato avanti. Per denunciare il fatto che nel recovery plan i soldi per il sud vengono dati soltanto a quei comuni e quelle realtà che privatizzeranno l'acqua e non per ristrutturare le reti idriche. E la terza cosa, per camminare, perché il nostro cammino va avanti, noi continueremo a difendere l'acqua, continueremo a difenderla da governi poco amici, ma anche dal fatto che quest'acqua viene quotata in borsa. Non dobbiamo mai dimenticare che qualche mese fa è stata quotata in borsa e che quindi va verso la speculazione. Anni che stiamo aspettando una legge che non fanno assolutamente, per l'iniziativa che è un webinar internazionale con varie città del mondo che hanno ripubblicizzato l'acqua.